Ciao, come state? Tutto bene? Allora, siamo tutti in attesa, compreso il cane che aspetta di mangiare. E in questo delirio ho dovuto allestire la mia postazione. Perché? Perché domani avrei dovuto darvi appuntamento alle 9:30 con la storia del rock, Loretta, per parlare di un anno incredibile, bellissimo, spettacolare, il 1972. Invece, secondo me, è stato fatto apposta. Dico, avremmo dovuto perché in realtà non ci sarò. No, non faremo la nostra chiacchierata. Eh sì, perché ci tocca rimanere in isolamento per ben 10 giorni. Per cui, ecco, senti se va bene la musica, è abbastanza alta. Ok, perfetto, direi che è perfetto, ma ce l'ascoltiamo io e te le canzoni del 1972 domani. E poi con loro le ascolteremo magari la prossima settimana. Se mai riuscirò ad essere nuovamente presente, perché vi dicevo, 10 giorni di isolamento è toccato anche a noi questa brutta bestia, no, lui è la brutta bestia dell'emergenza Covid. E quindi che dire, io mi ero preparata, tant'è che avevo anche l'appuntamento. E tra l'altro, 1972 era un anno in cui c'erano delle canzoni spettacolari, bellissime, che mi piacevano tantissimo. Intanto, il 1972 si apriva anche con un Grammy Award, mi fai cadere tutto, blues, con un Grammy Award di Harry Nilsson, Without You. E anche una storia particolare legata a quella che un po' era la casa dove, che lui comprò vicino a Apple Records, dove insomma ci abitarono anche dei Beatles, ma ci abitarono anche due personaggi che in realtà ci morirono in quell'appartamento. Tant'è che quando appunto Harry Nilsson ritornò ad abitare proprio negli Stati Uniti, decise di non tornare in quella casa perché c'erano state troppe morte celebri, ma di dare la sua casa a Pete Townshend. Intanto, giusto così per darvi due indicazioni del 1972, così poi voi prendete spunto e poi quando ci ritroveremo magari mi darete anche qualche suggerimento anche di qualche canzone da ascoltare. Intanto nel 1972 Lou Reed inizia a cantare da solo, quindi abbandona i Velvet Underground e inizia a crearsi quella che poi è stata la sua carriera solista, per cui insomma due album veramente interessanti. Ma che succede? Succede che anche il 1972, quando si parla di morti, ci sono delle morti celebri anche in questo anno, per cui praticamente a novembre il bassista degli Allman Brothers cosa fa? Decide di prendere la sua moto, la Triumph del 1967 e si schianta contro un albero. Solo che non muore subito, no, perché in realtà cade a terra, insomma si rialza, riesce ad avere un passaggio a casa, quindi riesce a trovare un passaggio, si fa portare a casa, contento di aver scampato la morte, ahimè arriva in casa, insomma è lì praticamente un'emorragia lo prende e niente, muore anche lui, quindi un'altra morte celebre anche nel 1972. Ci sono tanti successi nel 1972, me ne dico tre che a me piacciono tantissimo, che sono andate anche a cercare, in realtà ce ne sono tantissimi. Beh, c'è quello degli America, Horse with No Name, poi c'è Carly Simon, You Are So Vain, un'altra bellissima canzone, beh, c'è l'album di David Bowie, che direi che va tutto bene, Smoke on the Water dei Deep Purple, Elton John, Crocodile Rock e Rocketman. Insomma, io ve l'avevo detto che l'album, che l'anno 1972 era un anno storico per la musica. E niente, voi ascoltatevi qualche brano anche in mia compagnia e poi ci ritroveremo presto appena potremo, va bene? Intanto un abbraccio, finisco di continuare ad allestire la mia postazione perché comunque la musica va avanti lo stesso. Ciao!